Continua l'ondata di violenza negli ospedali campani. Ancora un medico aggredito, questa volta all'ospedale San Giovanni Bosco. Al Vecchio Pellegrini, invece, nel centro storico della città, un uomo ha rotto una porta dopo un'attesa di appena 20 minuti. A Quarto, infine, un uomo ha danneggiato il pronto soccorso. Il bilancio conta 5 episodi di violenza in 48 ore. A darne la notizia è la pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate. Vittima dell'aggressione avvenuta davanti all'ospedale San Giovanni Bosco è una dottoressa del 118, insultata e strattonata da un paziente psichiatrico. Ad aiutarla, secondo quanto lei stesso racconta, alcune persone presenti, anche parenti dei ricoverati. È la terza aggressione in 48 ore. Siamo in piena guerriglia urbana. Il 2020 è iniziato proprio male per la sanità partenopea, si legge sulla pagina Facebook di Nessuno Tocchi Ippocrate. Invita invece a evitare continui allarmismi il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Ciro Verdoliva. Il caso, spiega, una strattonata da parte di un paziente affetto da turbe psichiche a un'operatrice sanitaria del 118 è diverso dagli altri. Nello stigmatizzare ogni forma di violenza è necessario distinguere però le aggressioni da quegli episodi che per loro natura sono fisiologici, quando si ha a che fare con un certo tipo di pazienti e per chi fa questo mestiere. Intanto a Napoli, all'ospedale Vecchio Pellegrini, si è presentato un uomo che accusava nausea e vomito. Veniva classificato come codice verde e messo in attesa. Questa attesa scatena poi l'ira dell'uomo che dapprima distrugge una barella e poi la porta d'ingresso del dipartimento di emergenza. Il tutto contornato da una serie di urla e parolacce nei confronti del personale sanitario in servizio. Venivano poi chiamati i carabinieri, ma l'uomo è fuggito prima del loro arrivo.